Ciao a tutti, benvenuti alla seconda lezione sulle categorie monoidali. Abbiamo parlato la lezione scorsa delle categorie monoidali strette, cioè categorie con un'operazione che è associativa e unitaria. E abbiamo visto vari esempi di categorie che hanno questa struttura, ma abbiamo anche visto alla fine della lezione come una presunta classe di esempi in realtà non rispetti la definizione, vale a dire le categorie cartesiane. Cosa intendiamo? Lo ricordiamo, una categoria cartesiana è una categoria con prodotti finiti, vale a dire in particolare prodotti binari e un oggetto terminale. Apparentemente il prodotto cartesiano sembra essere un candidato perfetto a costituire appunto un'operazione di prodotto monoidale, ma diciamo, riflettendoci un attimo ci rendiamo conto che il prodotto cartesiano è sì associativo unitario, ma non in maniera stretta, ma a meno di isomorfismo. Dunque si rende necessario introdurre una nuova definizione di categoria monoidale che sia più debole rispetto a quella che abbiamo dato la volta scorsa di categoria monoidale stretta e che comprenda tutta questa classe di esempi. Ed è così che iniziamo la lezione. Definiamo una categoria monoidale e notate che questa volta non parliamo di monoidale stretta, ma solo di una categoria monoidale, ovvero una struttura data da una categoria più altri elementi che adesso andiamo a definire. E notate i primi tre elementi di questa n-upla, sono familiari, potete immaginare di cosa si tratti. Innanzitutto abbiamo bisogno di una categoria, poi abbiamo bisogno di un funtore. Un funtore binario su C che chiamiamo prodotto monoidale, proprio come la volta scorsa. Di nuovo un funtore zero ario che chiamiamo unità o che equivalentemente possiamo pensare come un oggetto di C. Più altri dati. Non richiediamo più che il prodotto monoidale sia associativo, asimmetrico, associativo e unitario, ma chiediamo un isomorfismo naturale alfa con componenti alfa ABC, dato da A tensor B tensor C. Il prodotto monoidale si chiama anche a volte prodotto tensore, in analogia a degli esempi in cui appunto il prodotto monoidale è dato dal prodotto tensore, quindi io sto cercando di chiamarlo in maniera coerente prodotto monoidale, ma a volte mi scappa anche prodotto tensore. Dicevo l'isomorfismo naturale alfa che diciamo, stabilisce l'isomorfismo della diversa parentesizzazione di un prodotto ternario. Quindi da una parte moltiplichiamo prima B per C e poi moltiplichiamo il tutto per A, dall'altra moltiplichiamo prima A e B.
E questo appunto l'isomorfismo. Dunque, invece di richiedere l'associatività, cioè l'uguaglianza di questi due termini, diciamo moltiplicazione di tre oggetti, ne chiediamo un isomorfismo, cioè chiediamo che siano isomorfi e che lo siano in maniera naturale. Similmente, un altro isomorfismo naturale lambda A, che va da A tensor l'unità, no scusate, il contrario, da l'unità tensor A, verso A, e un altro isomorfismo naturale che fa la stessa cosa ma a destra, cioè l'unità invece di essere a sinistra è a destra, da qua la notazione lambda per left sinistra e rho per right destra. Molto bene. Dunque abbiamo tutti questi dati, abbiamo il prodotto, l'unità e tre isomorfismi strutturali, un isomorfismo strutturale alfa per l'associatività e due isomorfismi strutturali lambda e rho per l'unità, ma abbiamo bisogno di assiomi che come dire, stabiliscano la coerenza di queste operazioni l'una rispetto all'altra. Quindi, adesso diamo dei diagrammi che devono essere fatti commutare da questi dati. Allora, iniziamo con il diagramma pentagonale. Chiamato così tradizionalmente, diciamo perché con questa dicitura appare nella prima definizione di categoria monoidale. E questo diagramma cosa ci dice? Che se prendiamo un prodotto di quattro oggetti, possiamo diciamo, mettere tutte le parentesi a destra, oppure possiamo diciamo farlo ugualmente mettendo tutte le parentesi a sinistra. E sappiamo che questi due diversi modi di mettere le parentesi sono isomorfi, grazie all'isomorfismo per l'associatività, ma ci sono due modi per usare l'isomorfismo per l'associatività per andare da un oggetto verso l'altro. Quindi una soluzione ovvia è quella di passare attraverso prodotto B, prodotto C, prodotto monoidale D. In che modo? Usiamo l'isomorfismo strutturale per l'associatività alfa su componenti A, B e C tensor D. Dopodiché usiamo di nuovo lo stesso isomorfismo, ma questa volta nella componenti A tensor B, C e D. Ma questo non è l'unico modo per andare dal primo oggetto all'ultimo, diciamo per riordinare le parentesi. Possiamo fare anche una cosa diversa, che è innanzitutto ci dimentichiamo dell'A, quindi lasciamo il fattore dato da A uguale e applichiamo l'associatività agli oggetti B, C e D. Quindi ci ritroviamo con
B tensor C, a sua volta tensorizzato per D. Dunque, che morfismo c'è tra, che isomorfismo c'è tra questi due? C'è l'identità di A tensore alfa in componenti B, C e D. Dopodiché usiamo l'associatività sulle componenti A, B tensor C e D e otteniamo A tensor B tensor C tensor D. E come ultimo passaggio applichiamo l'associatività alle componenti A, B e C e lasciamo invariata la D, quindi tensorizziamo l'isomorfismo strutturale alfa per l'identità di D. Ecco dunque che ci sono questi due modi per andare da una parte all'altra del diagramma e richiediamo che il diagramma commuti e che quindi i due modi di attraversarlo siano uguali. Abbiamo poi il diagramma triangolare che ci dice, diciamo, se noi abbiamo un prodotto in cui l'elemento di mezzo è l'unità, diciamo, noi l'unità la vogliamo eliminare usando l'isomorfismo strutturale per l'unità, ma lo possiamo fare eliminandola sia da destra che da sinistra. Quindi possiamo spostare le parentesi usando l'associatività in componenti A, unità e B. E poi, da una parte, lasciamo inalterato A e andiamo a usare l'isomorfismo strutturale per l'unità di sinistra, quindi lambda B. Dall'altro, usiamo l'isomorfismo rho di A tensorizzato con l'identità di B. E questi due percorsi nel triangolo devono essere di nuovo uguali. Quindi questi sono gli assiomi per le categorie monoidali. Inoltre, l'altra volta abbiamo visto che possiamo aggiungere un ulteriore pezzo di struttura alle categorie monoidali, ovvero la simmetria che rende il prodotto commutativo. Quindi andiamo immediatamente a dare, diciamo, l'ulteriore pezzo di definizione che serve per rendere commutativo il prodotto, diciamo, il prodotto monoidale per una categoria monoidale non stretta e che quindi dovrà appunto rendere il prodotto monoidale simmetrico a meno di isomorfismo, non in maniera stretta. Dunque, la categoria monoidale simmetrica se è dotata di un isomorfismo naturale sigma. Cosa fa sigma? In ciascuna componente A e B ci dice che il prodotto di A e B
diciamo che il prodotto monoidale di A per B è isomorfo al prodotto monoidale di B per A. Tale che, di nuovo, abbiamo bisogno di alcuni diagrammi che ci garantiscano la coerenza di queste operazioni quando ci sono più modi per diciamo andare da un oggetto, in un, diciamo, più isomorfismi tra due oggetti. Quindi è necessario che la simmetria sia coerente con l'unità, ovvero che se spostiamo l'unità da destra verso sinistra e applichiamo gli isomorfismi per l'unità, da una parte applichiamo ρ di A, dall'altra parte applichiamo lambda di A, questi, diciamo, questo diagramma commuti. Poi, cosa vogliamo fare? Notiamo, se noi consideriamo il prodotto A tensor P tensor C, quello che vogliamo fare è usare la simmetria ripetutamente per spostare l'oggetto A alla destra del prodotto. Quindi vogliamo ottenere alla fine B tensor C tensor A, e ci sono di nuovo due modi per fare questa cosa. Da una parte possiamo iniziare spostando A a destra di B. Quindi usiamo sigma AB e lasciamo inalterato C. Poi riarrangiamo le parentesi usando l'associatività. Dopodiché usiamo la simmetria su A e C per spostare A alla destra di C. Ed ecco che siamo arrivati in fondo. D'altra parte possiamo ugualmente usare subito la simmetria e quindi otteniamo A tensor, il prodotto tensore di B e C. Dunque usiamo la simmetria per spostare A in fondo. E quindi cosa rimane? Da riusare l'associatività per riarrangiare le parentesi. Molto bene. Come ultima regola abbiamo che, dato un prodotto di due oggetti, noi possiamo applicare la simmetria e la possiamo riapplicare e ci aspettiamo che scambiare questi, diciamo, gli oggetti tra di loro due volte sia uguale a non scambiarle affatto, quindi sia uguale all'identità. E quindi che, detto in altro modo, l'isomorfismo per la simmetria sia un'involuzione, cioè sia l'inverso di se stesso. Molto bene. E dunque con questo, con diciamo, questi tre assiomi, concludiamo la definizione di categoria monoidale simmetrica. Prima di
passare agli esempi. C'è qualche domanda? Direi di no. Allora, se è tutto chiaro, ma potete interrompermi in qualunque momento, passiamo a fare qualche esempio. Ma innanzitutto, la definizione che abbiamo dato è una generalizzazione della definizione della settimana scorsa di categoria monoidale stretta. E qui, quindi, tutti gli esempi di categorie monoidali strette sono in particolare esempi di categorie monoidali. Questo vale sia che stiamo parlando meno di categorie strette, di categorie monoidali stretti. E, categoria monoidale simmetrica, e bisogna specificare dunque se abbiamo una categoria monoidale stretta dove abbiamo soltanto, diciamo, i funtori di prodotto e unità. Per dare una categoria monoidale non stretta abbiamo anche bisogno di fornire isomorfismi strutturali per associatività, unitarietà. E quali sono questi isomorfismi strutturali? Sono le identità. Isomorfismi alfa, lambda, rho e, eventualmente, se stiamo parlando di categorie simmetriche sigma, sono identità. Il fatto che sia possibile prendere come, diciamo, identità questi isomorfismi è dato dal fatto che una categoria monoidale stretta ha un prodotto che è associativo e unitario strettamente, quindi in cui, diciamo, queste identità valgono per, appunto, identità e non a meno di isomorfismo. Molto bene. A questo punto, diciamo, se questo è l'esempio più ovvio, nel senso che volevamo estendere una definizione, quindi ci aspettiamo che la nuova definizione più generale comprenda la definizione vecchia, il secondo esempio che facciamo è quello che ha motivato l'estendere la definizione, ovvero quello delle categorie cartesiane. Allora, una categoria cartesiana, ricordiamo, una categoria cartesiana è una categoria con prodotti finiti ma avere prodotti finiti è equivalente ad avere prodotti binari e oggetto terminale. Dunque, una categoria cartesiana ha una struttura di categoria monoidale. Dove abbiamo il prodotto cartesiano binario come prodotto monoidale, l'oggetto terminale come unità, e isomorfismi strutturali alfa, lambda, rho e sigma. Scusate, dimenticavo
da simmetria, dati dalla proprietà universale. Allora, dunque, vediamo, andiamo a vedere i pezzi uno per uno. Allora, il prodotto è dato, è un funtore che ad ogni coppia di oggetti associa il loro prodotto cartesiano, ma il prodotto cartesiano è definito a meno di isomorfismo. Dunque, non possiamo semplicemente dire che il prodotto monoidale è dato dal prodotto cartesiano. Per essere più precisi, dobbiamo dire che il prodotto monoidale è dato da una scelta e una scelta funtoriale di prodotti binari. E questo è importante perché in generale, tra l'altro, richiede, non è possibile fare questa scelta senza l'uso dell'assioma di scelta. Dunque, noi non stiamo andando a sottilizzare su le specifiche della teoria degli insiemi che stiamo usando, ma dobbiamo stare attenti perché il fatto che una categoria cartesiana sia un esempio di categoria monoidale è vero, ma a patto di avere la possibilità di scegliere appunto un prodotto per ogni coppia di oggetti. Inoltre, sugli oggetti è definito da una scelta, appunto da una scelta di prodotti. Sui morfismi, noi dobbiamo anche definire il prodotto, diciamo, monoidale di morfismi, perché il prodotto monoidale è un funtore. E per definirlo sui morfismi, è definito usando la proprietà universale del prodotto. Allora, vediamo cosa si intende con questo. Diciamo di avere morfismi F da A a B, G da C a D, e vogliamo definire il morfismo A per C, B per T, e il morfismo si chiama F per G. Supponendo di avere, diciamo, una data scelta del prodotto di A per C e di B per D. Dunque, come lo definiamo? B per D è un prodotto che ha, dunque, ha le proiezioni su B e su D. Similmente il prodotto A per C. Noi sappiamo, possiamo andare con F da A verso B e con G da C verso D. Dunque, diciamo, componendo con le proiezioni, abbiamo che da A per C possiamo andare verso le due componenti del prodotto B per D. Questo vuol dire, per la proprietà universale del prodotto, che esiste ed è unica F per G. Allora, il fatto che esista e che oltre ad esistere sia anche unica ci permette di definire l'azione del funtore prodotto sui morfismi e
Per esercizio potete verificare che questa azione è funtoriale, quindi si comporta bene rispetto a composizione ed identità. Molto bene. Quindi, come vedete, diciamo, l'intuizione che il prodotto cartesiano sia una forma di prodotto monoidale è sì vera, ma richiede di diciamo, verificare tutta una serie di assiomi, di proprietà e anche di riflettere, diciamo, di riflettere un po' sui dettagli di cosa vuol dire passare da avere la proprietà che esistono i prodotti ad avere una struttura che effettivamente ad ogni coppia di oggetti assegna un prodotto, diciamo, scelto. E non abbiamo ancora finito, questo è soltanto per il prodotto. Dopodiché abbiamo tutto il resto della struttura. L'unità è un oggetto terminale e anche qui dobbiamo scegliere un oggetto terminale perché c'è tutta una classe di isomorfismo di oggetti terminali, quindi ne deve essere scelto uno. E alfa, lambda, rho e sigma, tutti, anzi, scusate. Voglio cancellare le parentesi perché sigma è necessario, vogliamo definire effettivamente una categoria simmetrica. Sono definiti tutti. Tramite le proprietà universali. E quali proprietà universali del prodotto e dell'oggetto terminale. Per esempio, se noi abbiamo, per esempio, nel caso dell'associatività, abbiamo i due prodotti, diciamo, dati da il prodotto di tre oggetti, ma fatto in ordine diverso, quindi in un caso iniziamo da destra, nell'altro caso iniziamo da sinistra. Come definiamo un isomorfismo tra questi? Beh, dobbiamo, per definire qualcosa che vada verso il A per B, tutto per C, dobbiamo usare la proprietà universale del prodotto che ci dice che dobbiamo definire qualcosa che vada dentro le sue componenti, A per B e C. Allora, andare dentro C è facile. Prendiamo prima la proiezione, la seconda proiezione di A per B per C, quindi da B per C. Prendiamo ancora la seconda proiezione e andiamo verso C. Mentre per andare verso A per B a sua volta è un prodotto, quindi per costruire una freccia che vada dentro A per B dobbiamo costruire due frecce che vadano dentro le sue componenti. E per andare verso A è facile perché semplicemente la prima proiezione dal prodotto di sinistra. Per andare verso B usiamo la prima proiezione di B per C. Allora, dalla proprietà universale del prodotto A per B abbiamo un'unica freccia che vada verso A per B e quindi dalla proprietà universale di A per B per C esiste un'unica freccia verso A per B per C,
che chiamiamo alfa A, B, C. Attenzione, questa è solo una freccia, dobbiamo fare la stessa cosa al contrario per trovare l'inversa e poi dimostrare che queste due frecce che abbiamo trovato si compongono nell'identità, e questo sarà, diciamo, si dimostrerà grazie all'unicità della proprietà universale, e quindi dimostrando così che alfa è un isomorfismo. E questo solo per costruire alfa. Poi bisogna fare la stessa cosa per lambda, rho e sigma e dimostrare tutti gli assiomi, diciamo, per le categorie monoidali simmetriche. Ce ne sono due per le categorie monoidali, altri tre per le categorie simmetriche, quindi sono un diciamo, discreto numero di verifiche da fare. Tutte queste verifiche non sono, diciamo, nessuna di queste di suo è particolarmente complessa, ma è piuttosto laborioso e si può lasciare come esercizio. Dunque, ribadisco il punto che, diciamo, la nostra intuizione ci dice in maniera piuttosto chiara che le categorie, diciamo, il prodotto cartesiano sia un caso particolare, diciamo, un esempio di prodotto monoidale, ma la verifica, diciamo, di tutti gli assiomi e della costruzione di tutti gli isomorfismi strutturali è piuttosto laboriosa e, diciamo, non difficile, ma neanche banale. Allora, a questo punto permettetemi di fare una piccola digressione sul fatto che diciamo, come abbiamo detto la lezione scorsa, le categorie monoidali offrono diciamo, lo spunto per fare la distinzione tra proprietà e strutture. Dunque, abbiamo visto che una categoria cartesiana induce una struttura monoidale che chiamiamo categoria monoidale cartesiana, proprio per specificare che la struttura monoidale è indotta da diciamo, dalla proprietà di avere i prodotti finiti. Ora, diciamo, c'è la tentazione di pensare a una categoria monoidale e alla categoria monoidale cartesiana indotta, scusate, alla categoria cartesiana e alla categoria indotta monoidale cartesiana come la stessa cosa. In realtà c'è una differenza concettuale tra queste, cioè che una categoria cartesiana è una categoria con la proprietà di avere prodotti finiti senza che, diciamo, ci sia alcuna scelta di questi prodotti. Sappiamo che i prodotti esistono. Una categoria monoidale cartesiana, benché la sua struttura, diciamo, derivi dalla proprietà cartesiana, ci dice che è una categoria con in più la sovrastruttura monoidale, e quindi con una scelta di prodotti, oggetto terminale, prodotti unità e isomorfismi strutturali, diciamo, che tutti questi dati fanno parte della stessa struttura. Quindi è un esempio di distinzione, diciamo, concettuale tra proprietà e strutture. Andiamo avanti con un altro esempio che è sorprendentemente simile all'esempio precedente, cioè prima abbiamo visto che
una categoria cartesiana induce una categoria monoidale, ma è vero anche diciamo, l'opposto nel senso di dualità di categorie. Ovvero una categoria co-cartesiana cioè con somme finite, ovvero somme binarie e oggetto, oggetto iniziale, induce una struttura monoidale e anche di nuovo simmetrica. E di nuovo da dove tutti gli isomorfismi strutturali sono da specificare sulla base della proprietà universale della del coprodotto diciamo, di nuovo valgono le considerazioni fatte in precedenza. La cosa interessante è che, diciamo, mentre intuitivamente chiaro che il prodotto, diciamo, magari per una questione di notazione, che il prodotto cartesiano sia un esempio di prodotto monoidale, può risultare sorprendente il fatto che in realtà anche la somma sia un esempio di prodotto monoidale. Quindi in questo caso la notazione è controintuitiva perché, diciamo, non ci aspettiamo che la somma possa essere un prodotto. Però è questo il caso. D'altra parte, diciamo, noi chiamiamo il prodotto diciamo, lo chiamiamo prodotto monoidale, ma effettivamente si tratta di un'operazione binaria, associativa e unitaria, eventualmente simmetrica, e diciamo, la somma decisamente corrisponde a questa definizione. Bene, adesso facciamo un po' di esempi. Faremo una carrellata di esempi e questa volta diciamo sono esempi che non sono né categorie monoidali strette né categorie monoidali cartesiane, quindi sono, se vogliamo, esempi che non deriviamo da altre classi di categorie già note. Allora, per esempio, abbiamo la categoria degli R moduli dove R è un anello commutativo una categoria monoidale simmetrica. Con il prodotto dato da il prodotto tensore di moduli. No, notate che il prodotto tensore di moduli, curiosamente, non è il prodotto cartesiano della categoria, ma è anch'esso definito da una proprietà universale. Vale a dire, dati due moduli M ed N, possiamo considerare il loro prodotto cartesiano che esiste nella categoria, ma c'è anche il prodotto di come R moduli. E questo prodotto di R moduli, diciamo, viene insieme ad una omomorfismo, una funzione bilineare che indichiamo con di nuovo col prodotto di modulo, col simbolo del prodotto di modulo, con la proprietà universale che qualunque altra
Funzione bilineare dal prodotto m per n ad un modulo g induce un unico omomorfismo di gruppi. Che fa commutare il triangolo. Questa è, diciamo, una curiosità. Si può, diciamo, altrimenti definire il prodotto tensore di moduli, diciamo, in maniera diretta, però questo cosa ci dice? Che il prodotto tensore è definito a meno di isomorfismo, perché appunto è dato da una proprietà universale. Essendo dato da una proprietà universale, quindi dunque meno di isomorfismo e diciamo, ugualmente l'associatività e unitarietà saranno date a meno di isomorfismo, diciamo, si capisce che questo non può essere un caso di categoria monoidale stretta, ma deve, diciamo, deve rientrare nella definizione di categoria monoidale e simmetrica. E questo esempio diciamo, si porta dietro tutta un'altra serie di esempi, per iniziare dalla categoria degli spazi vettoriali su K. Che è il caso, diciamo, il caso precedente quando R, diciamo, l'anello R è un campo. E ancora la categoria dei gruppi abeliani. Che è dato dal caso, diciamo, è il caso speciale di R mod, quando R è l'anello degli interi. Abbiamo poi RB mod, cioè la categoria bimoduli su un anello R non commutativo, è analoga analoga al caso precedente di R mod con R anello commutativo, ma in questo caso non è simmetrica. Bene. E ora, diciamo, allontanandoci da tutta la casistica dei moduli, delle categorie di moduli, riprendiamo un esempio che abbiamo visto la volta scorsa, poli è la categoria dei funtori polinomiali. Ovvero dei funtori da set a set, dove
diciamo, P è dato da un, diciamo, da un funtore polinomiale, è dato da da un coprodotto di funtori rappresentabili, cioè, diciamo, dati dall'embedding di Yoneda, e quindi dove diciamo, il funtore polinomiale, l'azione del funtore polinomiale su un insieme X è dato dall'unione disgiunta di diciamo, X alla potenza PI per ogni indice I. Questa categoria diciamo, ha diverse strutture monoidali. La struttura monoidale non è unica, assolutamente, data una categoria, questa può avere più strutture monoidali. In particolare, c'è una struttura cartesiana. Dato un funtore polinomiale e anzi, dati due funtori polinomiali, ne prendiamo il prodotto, che diciamo il prodotto cartesiano nella categoria dei funtori polinomiali e delle loro trasformazioni naturali è dato effettivamente, diciamo, almeno a livello formale, dal prodotto di polinomi, quindi abbiamo il coprodotto per ogni coppia di indici del funtore rappresentato dalla somma del coefficiente P e del coefficiente Q. Poi abbiamo un'altra struttura, non più quella cartesiana, ma data dal cosiddetto prodotto di Dirichlet. Indichiamo con questo simbolo di tensore. Questo è dato in maniera simile al precedente per ogni coppia di indici del funtore rappresentato, questa volta da P per Q. Quindi la stessa categoria poli ha diciamo, più strutture monoidali, di cui ne stiamo vedendo due. Una è la struttura cartesiana, l'altra è data da un prodotto tensore definito diversamente. Notate, diciamo, diciamo, la cosa interessante è che entrambi questi prodotti sono indotti in una qualche maniera da delle operazioni su set che a loro volta sono strutture monoidali. Dunque abbiamo visto che set che ha prodotti e coprodotti, quindi ha una struttura monoidale cartesiana data dal prodotto, ha una struttura monoidale data dal coprodotto, e ciascuna di queste strutture induce una struttura monoidale su poli, la categoria dei funtori polinomiali. Ed entrambe queste strutture sono tra l'altro simmetriche.
come le strutture monoidali in set. Bene. Allora, adesso diciamo, un avvertimento. Una tentazione comune è quella di pensare al prodotto monoidale come ad una sorta di diciamo, prodotto cartesiano alternativo, cioè pensare che i due, diciamo che il prodotto tensore in qualche modo si comporti per tutti gli effetti pratici come il prodotto cartesiano. E diciamo, questa tentazione è giustificata dal fatto che il prodotto monoidale ha effettivamente la stessa struttura algebrica del prodotto cartesiano. Ma bisogna stare attenti perché, pur avendo la stessa, diciamo, struttura algebrica, non ha la proprietà universale. Questo che conseguenze ha? In particolare, il prodotto monoidale non ha cosa che ci aspettiamo dal prodotto cartesiano. In primo luogo le proiezioni, cioè non ci sono in generale morfismi, diciamo, di questo tipo. Non ci sono, nel senso che non, diciamo, non ci sono dei morfismi canonici dati dalla struttura di prodotto monoidale. Ci saranno dei morfismi tra questi oggetti il più delle volte, ma diciamo, non hanno assolutamente le caratteristiche di proiezioni. Non ci sono diagonali, cioè morfismi da un oggetto verso il prodotto di quell'oggetto con se stesso, e non ci sono, diciamo, gli unici morfismi che vanno verso che vanno dentro un oggetto terminale. Quindi, dato un oggetto A, se un oggetto terminale o un unico morfismo che va da A verso quell'oggetto, verso l'oggetto terminale, ma non ci sono in generale, diciamo, non c'è una scelta di morfismi che vanno da un oggetto verso l'unità monoidale. E inoltre, come abbiamo già accennato prima, il prodotto cartesiano è unico a meno disomorfismo. Grazie alla proprietà universale, mentre il prodotto monoidale no. E abbiamo già visto esempi di categorie con, diciamo, con più strutture monoidali possibili. Quindi, diciamo, dare una categoria e dire che ha prodotti cartesiani è sufficiente perché, data una categoria, c'è un unico prodotto cartesiano che possiamo considerare se esiste. Mentre, diciamo, data una categoria, non è sufficiente dare una categoria per dire che questa ha un prodotto monoidale. Dobbiamo specificare qual è la struttura monoidale in questione, perché può essercene più di una. Bene? Adesso ci dobbiamo porre una ulteriore questione. Abbiamo visto che, vado a riprendere
gli assiomi nella definizione di categoria monoidale, ecco, gli assiomi nella definizione di categoria monoidale ci dicono che quando ci sono più modi per, diciamo, dati due oggetti che sono isomorfi grazie alla struttura di categoria monoidale, diciamo, se ci sono, in questi casi ci sono più modi per dimostrare questo isomorfismo, diciamo, ci sono più isomorfismi che vanno dall'uno all'altro, e questi assiomi ci dicono che in questi casi questi isomorfismi devono essere sufficienti. E questo in particolare ci permette di scrivere il prodotto di quattro oggetti A, B, C e D senza parentesi, perché non, diciamo, non ci serve sapere come sono state messe le parentesi, perché comunque esiste un unico isomorfismo che va da una parentesizzazione all'altra. Dunque, una proprietà di questo genere è detta di coerenza. Però quello che ci diciamo, il problema che ci dobbiamo porre è che questi assiomi sono soltanto dei casi particolari di diagrammi, diciamo, costruiti in maniera che ci siano più isomorfismi tra una coppia di oggetti. Possiamo immaginare di prendere cinque oggetti, diciamo, moltiplicare usando il prodotto monoidale, fare l'associativi, diciamo, associare questo prodotto in due modi diversi. Gli oggetti che otteniamo saranno isomorfi, ma saranno isomorfi in una serie di modi diversi. Ci aspettiamo che, scusate, ho detto, saranno isomorfi in una serie di modi diversi, ma ci aspettiamo che questi isomorfismi siano in realtà uguali. Allora, diciamo, risultato fondamentale della teoria delle categorie monoidali è che in realtà gli assiomi che abbiamo dato per le categorie monoidali sono sufficienti a far sì che non soltanto i diagrammi che sono negli assiomi, ma che tutti i diagrammi costruiti usando gli isomorfismi strutturali della struttura di categoria monoidale commutino tra di loro. Allora, questo. Questo è detto il teorema di coerenza categorie monoidali, e si può estendere alle categorie monoidali simmetriche. Dice che ogni diagramma, e qua lascio un po' di spazio perché dovrò specificare qualcosa, in C categoria monoidale, costituito da, diciamo, degli elementi diciamo, degli isomorfismi strutturali della categoria monoidale, quindi sostituito da prodotti, unità, isomorfismi strutturali del caso simmetrico, c'è anche la simmetria, e ci possono essere le identità,
Bene, ogni diagramma costruito in questo modo conta. La parola, diciamo, che devo specificare è diagramma formale, nel senso che diciamo, dobbiamo considerare diagrammi che diciamo, diagrammi in senso sintattico, cioè diagrammi in cui non, diciamo, non facciamo uso delle proprietà semantiche della categoria in questione. Per fare un esempio, diciamo, c'è un controesempio di Isbell. In cui, diciamo, se invece di diagrammi formali consideriamo un qualunque diagramma, in realtà riusciamo, possiamo costruirne uno che, possiamo costruire un diagramma che non conta. Allora, consideriamo la categoria scheletrica su set. Cioè la categoria degli insiemi a meno di isomorfismi di insiemi, quindi di funzioni bigettive, due insiemi li consideriamo uguali se sono isomorfi. Dunque, diciamo se consideriamo l'insieme dei numeri naturali, o meglio la sua classe di equivalenza, la moltiplichiamo per se stessa. Quello che otteniamo è sempre l'oggetto di partenza, perché il prodotto di un insieme numerabile per un insieme numerabile è ancora un insieme numerabile. Dunque, e stiamo considerando diciamo, la struttura monoidale cartesiana indotta dal prodotto cartesiano, diciamo, su set in questa categoria scheletrica. Quindi. Bene. Allora, l'idea è quella che se noi costruiamo un diagramma in cui usiamo il fatto, diciamo, speciale di questa categoria, che l'oggetto dei numeri naturali moltiplicato per se stesso è ancora uguale a se stesso, siamo in grado di costruire un diagramma composto da, diciamo, gli isomorfismi strutturali della struttura monoidale cartesiana, che però non conta. Come si costruisce questo diagramma? Consideriamo la prima proiezione del prodotto che abbiamo detto prima. Osserviamo che il dominio è sempre n, sempre l'insieme dei numeri naturali. Allora, per ogni coppia di funzioni dall'insieme dei numeri naturali in se stesso, o meglio dalla sua classe di equivalenza, abbiamo che la composizione di F con la prima proiezione è uguale alla prima proiezione composto del prodotto F per G. E diciamo, questo vale perché stiamo sfruttando l'uguaglianza diciamo, che abbiamo detto prima.
non sarebbe chiaramente vero nemmeno ben definito questa composizione in 7, ma in questa categoria lo possiamo fare. Inoltre, l'isomorfismo strutturale, diciamo, del prodotto di tre coppie di N uguale all'identità. Quindi cosa riusciamo a dire? Che F composto la prima proiezione è uguale a, usando l'uguaglianza che abbiamo scritto prima, prima proiezione composto F prodotto G prodotto H, dove H è un'altra funzione da numeri naturali nei numeri naturali. Poi, sfruttando il fatto che l'associatività, l'isomorfismo alfa è l'identità, andiamo a inserire alfa nella composizione. Sfruttiamo la naturalità di alfa per portarlo dalla parte opposta. E allo stesso tempo, diciamo, cambiare l'ordine del prodotto di F, G ed H. Questo punto, questo è uguale a F per G composto P, di nuovo abbiamo usato la proprietà, diciamo l'uguaglianza che abbiamo scritto all'inizio, da cui deduciamo che F è uguale a F per G, che è diciamo, data la generalità di F e G, questo è un assurdo. E quindi abbiamo visto che, diciamo, se ammettiamo di utilizzare, diciamo, proprietà, uguaglianze speciali della categoria come quella che abbiamo indicato con asterisco, diciamo, il teorema fallisce. Se però consideriamo l'oggetto n per n come, diciamo, in maniera sintattica, quindi come qualcosa di diverso dall'oggetto n, allora questo argomento non vale più e il teorema rimane vero. Allora, il fatto che ogni diagramma dato diciamo, dagli isomorfismi strutturali commuti, nella pratica cosa vuol dire? Che quando scriviamo un prodotto di oggetti e diciamo, un prodotto di oggetti tramite il prodotto monoidale e anche di unità, diciamo, in cui appunto abbiamo il prodotto, dentro il prodotto può figurare l'unità monoidale. Allora, questo prodotto noi possiamo scriverlo a meno di parentesi, quindi non serve specificare come sono disposte le parentesi e non serve, diciamo, includere l'unità monoidale che può essere invece, diciamo, eliminata o inserita a piacere, perché tanto tra, diciamo, ogni possibile scrittura di questo termine, esiste un unico isomorfismo. E se la categoria in più è simmetrica, possiamo scrivere questi termini pure a meno dell'ordine. Quindi non importa in che ordine moltiplichiamo gli oggetti tra di loro. E con
Questo risultato è diciamo, fondamentale per la teoria delle categorie monoidali. La dimostrazione non è diciamo, estremamente, è molto laboriosa e per vederla vi rimando al libro di MacLane. Non è però una dimostrazione, diciamo, di tecnicamente avanzata. Utilizza, è una dimostrazione che utilizza metodi elementari, quindi può essere letta senza necessità di avere background ulteriore rispetto a quello che abbiamo, diciamo, introdotto in questa lezione. E su questo vi saluto e vi aspetto per la prossima lezione, la prossima settimana. Grazie a tutti.